Innanzitutto voglio dire che siamo contenti che stiamo presentando questa stagione, che è la 40ª da quando esiste l'Audiac e la 30ª da quando c'è il Teatro Stabile dell'Umbria. Quindi abbiamo deciso di fare una stagione ricca, abbiamo 11 appuntamenti, 10 in abbonamento, 1 fuori abbonamento. Ci sarà la presenza di spettacoli come da classici, da Shakespeare, Racconto d'inverno con la Compagnia dei Giovani di Stabile dell'Umbria, che ha la presenza anche di alcuni attori ternani. Ci sarà Pinter, ci saranno 2 spettacoli di danza, uno spettacolo che è di una compagnia italiana che fa un omaggio alla canzone napoletana che ha avuto delle contaminazioni sull'opera, sulla canzone di Lucio Dalla. La stagione si apre con Sol Frizzi, con uno spettacolo, una commedia. Avremo la Veronica Pivetti che con un bellissimo spettacolo che sarà presentato il 2 e il 3 gennaio in concomitanza un po' con le feste natalizie. Sono 11 appuntamenti da scoprire, una stagione che omaggia anche un'attrice come Lucia Calamaro, che presentiamo il suo primo spettacolo che ha fatto 10 anni fa, è lo spettacolo con Silvio Orlando che ha presentato al Festival di Spoleto e a Napoli. È una stagione ricca per il pubblico ternano che seguiamo da tanti anni e insieme all'amministrazione abbiamo deciso di offrire una stagione il più ricca possibile, nonostante abbiamo deciso questa stagione in breve tempo visto che l'amministrazione si è insediata da poco. C'è tantissimo pubblico che viene, facciamo 2-3 repliche e anche 5 a volte, quindi comunque stiamo cercando di fare un'offerta il più ricca possibile nonostante le difficoltà.